Ora dobbiamo passare alla merlatura d'angolo. La merlatura d'angolo in realtà non è altro che due di questi merli. Intanto questi qua adesso li raddrizziamo, uniti. Non sto neanche lì a tirarlo su direttamente sul piano di lavoro, perché voglio farvi vedere che facendo questa cosa qua in realtà nascono alcune imperfezioni. Lo duplichiamo, lo ruotiamo. Eccolo qua, scusate che si vede solo da dietro. E poi spostiamo il merlo in modo da farne uno d'angolo. Eccolo qua. Se guardate, qualcosa di strano è capitato. Nell'incrocio ci sono queste due protuberanze che sicuramente non sono come quelli come quelli con i merli angolari che abbiamo nel castello. Cosa fare per eliminare queste cose qui? Si fa in un metodo abbastanza semplice. Torno alla configurazione iniziale, anche in proiezione ortogonale, avviciniamoci, eliminiamo la coda di ronda superiore, coda di rondine, e settiamo qualcosa invece del righello. Il righello in realtà fa riferimento ai punti laterali di un oggetto. Per fare riferimento invece ai punti centrali basta cliccare su questa griglietta qua, usa punto medio in questa maniera qua. Adesso vedete che tutti i riferimenti, quelli verdi, sono riferiti al centro di un oggetto. Adesso introduciamo di nuovo due cilindri sempre di 16 mm con 40 lati. Eccoli. Questo lo spostiamo un attimo in alto. E portiamo giù questo cilindro. Ecco che adesso avete visto il cilindro prettamente centrato sull'asse, sugli due assi. Li spostiamo di 8 mm, eccolo lì, così lo copiamo e spostiamo la copia di altri 8 mm. Prendiamo il nostro quadrato e lo mettiamo proprio in centro questa composizione. Per farlo, eccolo lì, teniamo sull'asse delle X a 8 mm, invece l'asse delle Y è proprio centrato a metà. Questi due cilindri, potevamo anche farlo inizialmente, gli diamo il materiale vuoto. Selezioniamo il tutto, raggruppiamo e nasce questa forma un po' strana. A questa forma diamo il materiale vuoto, la spostiamo più in su, questo lo riportiamo in centro, anzi meglio una copia, quindi premendo Alt se ne fa una copia, lo centriamo, questo glielo appoggiamo sopra e questo, tornando in una vista prospettica, è la predisposizione perché che riguarda la merlatura d'angolo. Cominciamo a raddrizzare i nostri oggetti, l'abbiamo già visto prima, attenzione che per selezionarlo dovete un po' vedere qua. Allora prendiamo il nostro goniometro, tenendo premuto tasto maiuscolo si va a scatti di 45 gradi, li raddrizziamo, lo portiamo e lo vedete meglio con una vista frontale, però prospettica, su un'altezza del piano di lavoro. Eccola lì. Se volete, ritornate, adesso non vi serve più a usare il punto finale, per cui potete anche vedere che qui questo punto qua può cambiare. Eccolo lì. Quindi questo è il merlo ordinario, quello laterale. Facciamo la stessa roba per questi due oggetti, che intanto selezioniamo assieme. Dovete un po' muovervi se non vedete il goniometro. Li raddrizziamo di 90 gradi. Li alziamo, guardate il fronte, li alziamo in modo che siano posti esattamente sul nostro piano di lavoro e cominciamo, tornando invece alla vista normale e prospettica, a formare il nostro merlo. Eccolo lì, il nostro merlo d'angolo. Una volta che li abbiamo selezionati, duplichiamo. Ora lo ruotiamo di 90 gradi, spostiamo
spostiamo, o se volete anche dall'alto, ma si può riuscire a farlo anche in questa maniera, eccolo qua, spostiamo il nostro merlo verticale e finalmente adesso, selezionandolo, raggruppandolo, otterremo una merlatura perfetta, eccola qua. Quindi l'angolo è pronto. Questi sono i nostri due merli, quello laterale e quello d'angolo. Adesso vediamo con questi di comporre la nostra parte superiore terminale della torre.